Buonasera, buonasera a tutti voi, buonasera collegati per questa nuova diretta del 2022. Buonasera, come state? Siamo qui in diretta, eccezionalmente cambiamo orario per questa diretta classica, la facciamo appunto alle ore 19 da quest'anno, invece che alle ore 21:30. Quindi veramente abbiamo delle grandi novità quest'anno che condividiamo con voi, ma prima di tutto voglio sapere, prima di cominciare la nostra diretta, come state, da dove siete collegati e se si vede bene, se si sente bene. Siamo collegati sia sulla pagina Mente Giovane di Facebook che sulla pagina di Brain Care di Instagram. Bene, devo dire che sono molto fiera di essere qui al quarto anno di dirette qui con voi e quest'anno abbiamo deciso di cambiare orario. Ve lo dico subito, saremo sempre nella diretta classica alle 19. Comunque chi non potrà partecipare alle 19 può poi salvare la diretta perché è registrata e quindi poi rivedersela. Sempre anche nelle dirette successive, nelle giornate successive, e quindi può fare anche un po' una connessione con tutte le dirette precedenti. Presentatevi, raccontateci un po' di voi. Denise, buonasera da Treviso, che bella Treviso! Sono stata da poco a vedere una bellissima mostra. Treviso è stupenda, veramente, sì, proprio ci dona tantissimo. Tra l'altro, da Padova è abbastanza vicina e penso che anche tu, Denise, spesso sei a Padova. Poi presentatevi, fate sapere se si sente bene e si vede bene. Quindi questo è il quarto anno. Pensate che il 12 aprile del 2018 cominciamo le dirette di Mente Giovane e quest'anno il 12 aprile faremo i 4 anni. E quest'anno ho deciso proprio di cambiare orario, di fare un orario un po' anticipato. Con tutto quello che è successo in questi 2 anni, veramente le nostre abitudini di vita, il nostro lavoro, le nostre attività si sono così tanto modificate da necessitare proprio un cambiamento anche dell'organizzazione degli orari. E poi noi siamo diventate bravissime con la tecnologia e quindi riusciamo benissimo anche a collegarci in altri momenti e seguire le dirette anche in altri momenti. Laura, buonasera da Bologna, buonasera. Bene, sono le 19:03, siamo già in perfetto orario e quindi in genere dopo 2 minuti io comincio. Direi di cominciare subito col titolo della diretta, non so se si veda già in sovraimpressione, comunque il titolo della diretta è questa. La sfida, oggi dedichiamo la diretta alla sfida. La sfida, campo di prova per la nostra resilienza. Quindi cerchiamo di affrontare le sfide come situazioni proprio di allenamento per la nostra resilienza, per la nostra capacità di resistere nonostante tutto, di affrontare tutte le difficoltà della vita quotidiana che spesso si incontrano. E vi ho messo una frase nel sottotitolo della diretta: l'unica costante della vita è il cambiamento. Non si può non cambiare perché se non cambiamo moriamo. Quindi la vita è un cambiamento continuo ed è prenderci carico di tutte le sfide che ci arrivano tutti i giorni. Infatti, al di là di questa frase di Eraclito, molto bella, posso dire che noi pensiamo alle sfide come qualcosa di grande, qualcosa di magari particolarmente appunto difficile. Pensiamo a fatti imprevedibili della nostra vita, come per esempio la perdita del lavoro, oppure una malattia, un lutto, e quindi di fronte a queste sfide così importanti, sicuramente tiriamo fuori tutte le nostre energie. Ma ricordiamoci che comunque le sfide sono tutti i giorni, le sfide sono quotidiane, le piccole sfide caratterizzano la nostra vita e quindi allenandoci nelle piccole sfide quotidiane possiamo poi anche rispondere meglio alle sfide più grandi, quelle più corpose, quelle dove dobbiamo tirar fuori maggiormente le nostre capacità cognitive, emozionali e anche fisiche talvolta per dare la maggiore risposta. Rosa, buonasera da Cuneo, buonasera, grazie, si sente bene, perfetto, sono felice. Bene, se prima di cominciare questa diretta avete voglia di raccontare di voi, mi farebbe piacere, altrimenti vado avanti. Quindi la sfida, gli inglesi, gli anglosassoni la chiamano the challenge. Pensate che io ho frequentato un centro di riabilitazione, di riqualificazione professionale
per pazienti dopo trauma cranico, e il progetto per il ritorno al lavoro dopo un grave trauma cranico si chiamava proprio The Challenge, cioè la sfida. La sfida è proprio, nonostante quello che mi è successo, comunque provo di riabilitarmi appunto a tornare al lavoro nonostante una grave patologia, un grave trauma cranico, una grave disabilità. E comunque, ripeto, le sfide non sono solo quelle grandi, ma sono anche quelle piccole quotidiane. E, ripeto il concetto, prendiamo le piccole sfide quotidiane per allenarci, per poter poi affrontare con maggiore sicurezza le grandi sfide che prima o poi arriveranno. Infatti, quando ci sono delle grandi sfide o delle grandi difficoltà, noi diciamo purtroppo c'è questa difficoltà, accidenti, che fatica, e la stessa cosa la diciamo anche per le piccole sfide quotidiane. In realtà le piccole sfide quotidiane le dovremmo prendere come opportunità di crescita. Appunto, nel titolo della diretta ho messo campo di prova per la nostra resilienza. Quindi accettiamo le piccole sfide come appunto un campo di prova, una situazione di allenamento, come una specie di allenamento fisico, così possiamo fare un allenamento cognitivo ed emozionale grazie alle sfide quotidiane. Non c'è una vita piena e felice senza le sfide quotidiane, non c'è una vita piena, felice e di successo se non ci diamo ogni giorno piccole sfide. Anche noi stessi ci possiamo dare delle piccole sfide, non necessariamente le riceviamo dall'ambiente. E quindi la sfida ci permette, la difficoltà ci permette di fare un continuo progresso. Ed è quello che dice Eraclito appunto nel sottotitolo della diretta: la vita non è che sempre un cambiamento, quindi non c'è vita senza cambiamento, e quindi anche la sfida è un cambiamento. Quindi accettiamo e accogliamo le piccole sfide quotidiane come occasione di prova, di allenamento per il continuo miglioramento, la crescita continua anche di piccoli passi. E mi farebbe veramente piacere sapere cosa ne pensate, cosa condividete su questo punto. Poi tra le difficoltà e le sfide ci sono, diciamo, alcune differenze, per esempio tra ostacoli e impedimenti. Che cos'è tra fastidio e difficoltà? Abbiamo tante sfumature di chiamare le sfide. Allora, possiamo dire che gli ostacoli sono qualcosa che non dipendono da noi. Per esempio, gli ostacoli sono qualche piccolo fastidio che all'improvviso si frappone tra noi e il raggiungimento dell'obiettivo, e noi dobbiamo comunque saper affrontare questo fastidio, questo ostacolo, questo diciamo impasse, ok, che non dipende da noi. Per esempio, fastidio ci può essere dato da un ostacolo come il traffico. La mattina tutti noi conosciamo il traffico e sappiamo bene quanto ci dà fastidio questo ostacolo per arrivare al raggiungimento della meta. Ma i più opportuni sanno benissimo che devono partire prima, i più organizzati sanno benissimo che durante le ore di traffico possono fare altro, possono sentirsi un ebook, possono fare una telefonata e quindi vivere con maggiore tranquillità, diciamo così, tra virgolette, tranquillità anche il momento del traffico. Questo è l'ostacolo barra fastidio che non dipende da noi. Poi ci sono proprio delle, devo dire che l'ostacolo, la difficoltà, l'impedimento ci dà fastidio perché va a minare la nostra pazienza, no? Andiamo proprio in sopportazione, a volte mettiamo a dura prova la nostra capacità di sopportazione. Però allenare la sopportazione in modo zen, allenare la nostra pazienza, dedicando la nostra attenzione ad altro durante un ostacolo che si frappone anche temporaneamente al raggiungimento dell'obiettivo, può eliminare questo fastidio che ci dà particolarmente disturbo. Poi abbiamo anche delle difficoltà insite nelle prove, cioè magari a volte noi ci diamo delle prove molto dure, molto difficili da affrontare, e queste prove hanno proprio delle difficoltà. Magari vogliamo raggiungere formulare un progetto entro una certa data, ma non ce la facciamo perché siamo stati troppo positivi, troppo, diciamo, ci siamo illusi di poter continuare il progetto in così poco tempo, oppure ci siamo dati l'idea che possiamo correre una maratona allenandoci soltanto 3 mesi, cosa che è impossibile. Quindi veramente a volte le difficoltà che incontriamo nelle attività possono dipendere anche da obiettivi troppo grandi e irrealistici che ci diamo. E poi ci sono le difficoltà grandi, gravi, quelle grandi appunto che dicevamo all'inizio, le sfide
molto grandi che sono appunto le gravi perdite. Le gravi perdite, il lavoro, una persona cara, una stabilità economica, queste proprio ci allenano ancora di più, diciamo, nella nostra capacità di resilienza. Però pensiamo alle cose piccole, partiamo dalle piccole sfide quotidiane, perché mi sarebbe veramente di grande aiuto per poter vedere come usare queste sfide quotidiane. Intanto abbiamo detto che la sfida, piccola o grande che sia, ci permette di allenare la nostra resilienza. Ma che cos'è la resilienza? Allora, la resilienza, secondo l'American Psychological Association, quindi l'APA, è la capacità in psicologia di reagire di fronte a traumi e difficoltà. Chi non ha avuto traumi nella vita, chi non ha avuto difficoltà, è impossibile. Non è una vita quella senza traumi, senza difficoltà, senza impasse, senza ostacoli, senza fastidi, senza ritardi. È chiaro che ci sono varie valenze, varie, diciamo, varie intensità, ecco, di queste difficoltà, però dalle piccole alle più grandi tutti noi abbiamo avuto difficoltà o traumi. E ci sono difficoltà che dipendono da noi, dalle nostre capacità che magari non abbiamo allenato, ma difficoltà o sfide che dipendono, o ostacoli, scusate, che dipendono più dal mondo esterno. E l'American Psychological Association ci dà già 10, diciamo, suggerimenti che già ve li dono, quindi oggi condivido con voi, quindi prendete carta e penna, mi raccomando. Ci dà subito 10 variabili che ci permettono di dire la persona, grazie a queste variabili, può avere una migliore resilienza. Siete pronti con carta e penna? Mi farebbe veramente piacere darvi questa possibilità. Yolanda, buonasera, buonasera. Eccoci qua, ci siamo quasi, quasi tutti, sempre di più. Poi vedo anche Pietro da Bologna, Veronica da Matera. Buonasera a tutti anche sulla pagina Instagram di Brain Care. Bene, allora vediamo quali sono. Maurizio, buonasera, buonasera e buon anno a tutti voi, ok? Quali sono le 10 attitudini che permettono di avere una maggiore resilienza? Vediamole insieme. Allora, carta e penna. Primo punto: avere buoni rapporti con le altre persone, familiari, amici, colleghi. Perché? Perché gli altri sono una fonte di ispirazione, perché gli altri ci permettono di imparare da loro, ma anche ci permettono di darci conforto. Buonasera Maria, buonasera, buonasera. Quindi, avere buoni rapporti con gli altri. Un altro aspetto è evitare di vedere nella sfida solo l'insuperabile, solo quello che non riusciamo a superare, solo la difficoltà. Quindi evitare di vedere l'insuperabile e quindi vedere il superabile. Ok, secondo punto, state prendendo appunti, mi raccomando. Sempre l'APA, cioè l'American Psychological Association, ci dice accettare le situazioni che non si possono cambiare. Cioè è importante che noi ci rendiamo conto che certe situazioni sono inemendabili. Un grave lutto, un grave trauma, una perdita del lavoro, a volte sono situazioni che non si possono cambiare. Quindi accettiamo quello che è successo, che non dipende da noi, e andiamo avanti a vedere di trovare delle soluzioni. Quindi accettare le situazioni che non si possono cambiare. Quarto punto che ci permette di essere più resilienti, quindi che ci dà sicuramente la capacità di essere più resilienti, è sviluppare obiettivi realistici. Quindi non diamoci delle sfide troppo grandi quotidianamente, ma cerchiamo di darci degli obiettivi che possiamo raggiungere, magari alzando un po' l'asticella sempre ogni volta, ma facendo in modo che riusciamo a lavorarci su questo, altrimenti poi è impossibile lavorarci. Poi, capacità di prendere decisioni e non rimanere immobili, cioè talvolta quando ci sono delle sfide molto importanti o delle occasioni, diciamo, difficili, delle situazioni difficili, magari ci immobilizziamo, non facciamo nulla, ma possiamo stare immobili una sera per pensare meglio, possiamo stare immobili un periodo limitato di tempo, poi ad un certo punto dobbiamo prendere una decisione, perché anche il non decidere è una decisione, anche il rimanere stabile è una decisione, comunque la decisione l'hai presa, quindi prendi la decisione migliore, fai qualcosa che può essere utile. Quindi il quinto, dicevo, è prendere decisioni, secondo sempre l'APA. L'altra attitudine molto importante, l'altra causa, l'altra attività che possiamo fare per sviluppare una buona resilienza e che caratterizza le persone con buona resilienza è
cercare che queste sfide siano delle opportunità di crescita, cioè dire, va bene, mi sto veramente affaticando tantissimo, sto veramente sudando sette camicie, sono veramente in una situazione di impasse, non dormo la notte, però in questo modo sono sicura o sicuro che diventerò più forte, più resiliente. Quindi cerchiamo di dire, bene, adesso faccio fatica, però avrò le spalle più forti e la schiena più forte per resistere a nuovi insulti più avanti. Quindi vivere queste situazioni come opportunità di scoperta personale e di crescita. Questo è un grande suggerimento che ci dice l'APA. Poi, settimo suggerimento, le persone resilienti sono quelle che sviluppano molto bene la sicurezza in sé, cioè la capacità di aver fiducia nelle proprie abilità, quindi il senso di autoefficacia, ne abbiamo già parlato tantissimo nelle puntate precedenti, l'autoefficacia, il senso di sicurezza nelle proprie abilità, comunque vada io ce la farò, comunque vada sarà un successone. Un mio collega mi dice sempre, Anna, comunque vada, anche se ti preoccupi quando devi parlare a un convegno, perché stai preparando, le slide o lo speech, comunque vada andrà benissimo, vedrai perché ce la farai. Ecco, quindi avere noi stessi la sensazione interna dell'autoefficacia, quindi la sicurezza in se stessi, è fondamentale per affrontare le difficoltà quotidiane. Ottavo punto è mantenere una prospettiva a lungo termine, cioè se adesso ho difficoltà, però sono sicura che poi domani non sarà così, sarà sempre meglio, e quindi considerare gli eventi stressanti in un contesto un pochino più ampio, quindi non fermiamoci alla difficoltà dell'oggi, ma vediamo che questo evento stressante poi dopo avrà una sarà nulla nei confronti della vita che passa, cioè nel lungo termine sarà relativo ad una piccola parte delle mie difficoltà, sarà una sfida piccolina rispetto a quello che sarà il futuro. Nono punto, scusate, è mantenere sempre una prospettiva di speranza, sempre una prospettiva di miglioramento, sempre visualizzare che domani sarà meglio, che domani troverò la soluzione, che domani avrò più forza. Quindi avere sempre la speranza, e la speranza ci aiuta tantissimo nella vita, anche ad affrontare le sfide quotidiane. Quindi sapere che domani sarà meglio di oggi, che domani il sole sorgerà e che ci aiuterà a capire meglio il problema. Decimo punto, è quello che noi facciamo sempre nella community Mente Giovane, curare il corpo e la mente attraverso l'allenamento fisico, l'allenamento emozionale, quello cognitivo, attraverso la nutrizione. Mantenere una mente giovane permette anche di essere più resilienti, di essere più forti di fronte alle sfide. Ecco, questi sono i 10 suggerimenti che l'APA, cioè l'International, l'American, scusate, Psychological Association, ci dice per poter sviluppare la resilienza affrontando tutte le sfide della vita quotidiana. Ve li rileggo rapidamente, così possiate mettere a punto i vostri appunti meglio. 1. Mantenere buoni rapporti con gli altri. 2. Evitare di vedere la crisi, l'insuperabile, l'intollerabile, ma di vedere invece l'opportunità. 3. Accettare quello che non possiamo cambiare. 4. Sviluppare obiettivi realistici. 5. Prendere decisioni comunque, perché comunque bisogna essere decisionisti. 6. Cercare e capire che queste sono situazioni di crescita, opportunità di crescita personale. 7. Sviluppare la sicurezza in se stessi. 8. Avere una prospettiva a lungo termine, quindi vedere che questo piccolo evento, questa piccola sfida poi sarà nulla rispetto a tutto quello che sarà il godimento futuro. 9. Mantenere la speranza e visualizzarla, vederla nei nostri occhi proprio. E alla fine curare il corpo e la mente, perché se dobbiamo essere dei guerrieri per affrontare le difficoltà, bisogna che il corpo e la mente funzionino bene. Vuol dire che dobbiamo essere forti anche fisicamente, dormire, mangiare bene, avere pensieri positivi e avere delle buone funzioni cognitive, perché i guerrieri si curano. Ok. Bene, allora li ho ripassati per gli ultimi arrivati, per i ritardatari, perché mi fa piacere che tutti siano online, che seguano bene la diretta. Dennis ci dice: o va tutto bene o andrà tutto bene. Esatto, mi piace, mi fai sorridere, ma è così, in effetti. E poi comunque talvolta i problemi li vediamo più noi, nel tempo poi i problemi si relativizzano. Ivana, buonasera, Ivana, Dennis, buonasera, Laura, buonasera.
abbiamo gli ultimi arrivati, mi fa piacere salutare tutti. Quindi abbiamo visto come l'APA, l'American Psychological Association, ci consiglia, cosa ci consiglia per essere più resilienti. Queste sono le caratteristiche delle persone forti, di quelli che proprio resistono. E vi dico una bellissima frase adesso di Kobe Bryant, tra l'altro io le frasi ve le metto sempre dopo finita la diretta, ve le salvo, quindi le potete anche andare a rileggere e a usare, che mi farebbe veramente piacere. Questo allenatore, scusate, questo cestista, nella lettera di addio al basket ha scritto, Kobe Bryant: ho giocato nonostante il sudore e il dolore non per vincere una sfida, ma perché tu mi avevi chiamato. Ho fatto tutto per te, perché è quello che fai quando qualcuno ti fa sentire vivo come tu mi hai fatto sentire. Cioè, sapere che nella sfida c'è anche la grande motivazione, è la questione di vita, cioè sapere che la grande sfida, la grande fatica è veramente talvolta la situazione che ci fa sentire il brio, l'energia, la spinta pulsionale della vita stessa. Quindi nonostante appunto il dolore e il sudore, mi piace molto questa frase che ci dà proprio l'idea della fatica, no? Fisica, cognitiva e mentale. Bene, cosa ne pensate di questo argomento? Vi piace l'idea della sfida? Raccontateci se vi va, mi farebbe veramente piacere. Magari qual è stata una grande sfida che avete affrontato oppure una piccola sfida che avete affrontato? Raccontateci, se avete voglia, una grande sfida o una piccola sfida, quotidiana. Mi farebbe veramente piacere condividere con noi tutti. Io poi vi racconterò le mie perché ce ne sono state tantissime. Beh, una grande sfida, devo dire, è quella di essere andata all'estero a studiare, per esempio a New York, alla New York University, e quando sono partita, ero giovanissima, dopo la mia laurea in medicina, sono partita per 3 anni negli States e quando sono stata lì ero da sola, quindi non avevo familiari, amici, avevo soltanto il punto di riferimento era l'università. E quindi cominciare da capo una vita in una città così diversa come New York rispetto a una piccola città di provincia come Ferrara o Bologna veramente è un salto quantico. Prendere l'aereo da sola, arrivare da sola, prendere la casa da sola, affittarmi la casa e vivere poi anche la vita non solo, diciamo, in università dove ero protetta, ma anche fuori, nelle vie di New York, nelle vie di New York dove io andavo in giro in tutta la città, non soltanto in Manhattan, ma anche ad Harlem, nel Bronx, perché ero e sono una persona molto curiosa. Quindi questa è stata una sfida. Cioè, se ce la faccio ad andare da sola in questa grande città, poi ogni viaggio futuro sarà, non dico una passeggiata, ma affrontabile. E in effetti così è, diciamo che non mi fa fatica partire da sola. Se c'è un obiettivo molto importante, molto forte, c'è un'occasione di grande crescita, però vi assicuro che la palpitazione, le difficoltà, alcuni momenti della New York notturna ci sono stati, ecco, un po', non dico pericolosi, ma comunque un po' difficili, un po' inquietanti, un po', diciamo, faticosi. Ecco, mi farebbe piacere condividere con voi se avete voglia di condividere, una grande sfida o una piccola sfida. Altre piccole sfide quotidiane, invece, a parte appunto andare a New York per 3 anni da sola, potrebbe essere quella, un'altra piccola sfida quotidiana che ci possiamo dare se abbiamo voglia di andare al cinema e non troviamo con chi andare al cinema, andiamo al cinema da soli. Magari sono persone che non se la sentono di andare al cinema da sola, ma se il film è così interessante, andiamo da soli, vinciamo questa paura iniziale del prendermi sull'auto e di andare al cinema da solo. Oppure voglio fare un viaggio di vacanza. E mi piace molto quella location, quella destinazione, e mi piace quel periodo che non si confà con altre persone. Viaggio lo stesso, parto perché comunque è un'occasione di crescita, poi conoscerò persone in viaggio, non ci sono difficoltà, il mondo è bello perché appunto ci dà tante opportunità di crescita. Fatemi sapere quali sono le situazioni dove vedete le sfide positive, diciamo le sfide di crescita. Oppure le sfide anche, diciamo, con tanto dolore, quindi le sfide di fronte alle perdite, alle gravi difficoltà della vita quotidiana. È un lutto, a volte il lutto dà così tanto dolore che ci sembra di non poterlo affrontare, di non poter sostenere.
la perdita, la fine di una grande storia d'amore, magari non ci fa dormire per un mese, però poi troviamo le energie interne per poterla superare, per lasciare andare questa grande storia d'amore. Ci sono situazioni anche molto negative che chiaramente ci fanno tanto soffrire. Non ci sono solo le sfide, positive, ma ci sono anche le situazioni di perdita con una sfida che dà tanto dolore all'inizio, ma è la sfida del superare comunque questa situazione. Bene, tanto che ci pensate, che voi poi voi possiate scrivere, se vi fa piacere, vado avanti, procedo e vediamo che vado un po' ad argomentare quei punti che l'APA diceva prima, no? Quindi diceva, è importante, la ricerca ha individuato che ci sono delle variabili che ci aiutano a essere più resilienti ed ad accettare meglio le sfide quotidiane. Noi tutti abbiamo sfide tutti i giorni, ma quello che è importante è, sarebbe ancora di più, cerchiamo noi stessi le sfide, perché così saremo più pronti a quelle più grandi, che all'improvviso, non dipendendo da noi, comunque arrivano. Quello che è importante come, diciamo, aspetti psicologici, ciò che è importante come aspetto psicologico per affrontare le sfide è la percezione del sé e degli altri. Una percezione sana, una percezione consapevole, cioè sapere quali sono le nostre emozioni, quali sono le emozioni degli altri, quali sono i nostri pensieri e condividerli anche con gli altri, ci permette di avere una chiara consapevolezza della situazione in cui sono, con i miei limiti, con le mie difficoltà, ma anche con i miei grandi punti di forza. Quindi la percezione di sé e degli altri è una condizione psicologica positiva che permette di avere consapevolezza, di ascoltarci e di ascoltare l'altro e ci permette di sviluppare meglio la resilienza. Poi dicevamo il senso di autoefficacia, l'abbiamo già detto, cioè credere sul fatto che ce la farò e quindi se devo credere nel fatto che io ce la farò, devo darmi anche degli obiettivi realistici, non posso pensare di poter volare, ok? Perché allora sto delirando, ok? Poi la capacità di autoregolarsi, la capacità di autoregolarsi vuol dire modulare le emozioni, accettare le emozioni negative, però gioire anche delle prime e piccole emozioni positive quando abbiamo i primi risultati della nostra azione. E poi la capacità di problem solving, perché ogni giorno quando ci diamo delle sfide ci sono dei problemi da risolvere, perché poi da un problema ne nasce un altro e un altro ancora e così via. Quindi la capacità proprio di risolvere i problemi dal punto di vista cognitivo. E poi ultimo punto psicologico, la competenza sociale, cioè la capacità di relazionarci con gli altri e di saperci ben relazionare, comunicando con gli altri, quello che stiamo facendo, anche la nostra sfida. Anzi, ufficializziamola con gli altri, parliamone con gli altri, anzi, promettiamo di fronte all'altro che faremo questa sfida, perché così poi non ci possiamo tirare indietro. Quindi queste sono le cinque caratteristiche psicologiche della persona resiliente che si dà delle buone sfide e che tutti i giorni si vuole proprio cimentare nelle sfide quotidiane. Ve le rileggo tutte e cinque, queste caratteristiche psicologiche, poi leggo ciò che Laura ci scrive. Allora, è anche Yolanda. Ok, allora, la percezione del sé degli altri, cioè avere una buona consapevolezza, avere il senso di autoefficacia. Quindi darci degli obiettivi realistici anche. Terzo, capacità di autoregolarci dal punto di vista emotivo. Quarto, capacità di risolvere problemi. Quinto, grande competenza sociale, cioè saper stare con gli altri e imparare dagli altri. Queste sono le cinque caratteristiche psicologiche che caratterizzano la persona resiliente, che si dà delle belle sfide. Allora, vediamo subito. Yolanda, carissima. Allora, aspetta, aspetta. Denise, prima. Anch'io ho vissuto in cinque paesi. Grande, bella sfida. È vero, Denise? Guarda, grandissima, super forte. Tu addirittura in cinque paesi, ancora di più. Ti metto un grosso wow. Yolanda, da ragazza mi sono ritrovata ad andare al cinema da sola diverse volte. Ho visto film che nessuno... Aspetta, aspetta che ti ho perso. Ecco, ho visto film che nessuno dei miei amici voleva vedere. Hai fatto benissimo e poi sei sicuramente cresciuta grazie a ciò. Poi, vediamo subito. Laura, mi sono trovata dall'oggi al domani a fare da genitore ai miei genitori fino al lutto. È stata dura, ma sono andata avanti fino all'ultimo giorno. Io lo rifarei altre milioni di volte. Cara Laura, ti metto un grosso abbraccio perché in effetti questa è una grande sfida dettata
dall'amore verso i tuoi genitori e con necessità di una grande autoregolazione emotiva, ma sicuramente ti ha reso una persona più forte, più amabile, più innamorata della vita. Laura, ho affrontato un grave lutto, la perdita del mio marito e la difficoltà di continuare da sola e con la responsabilità di due bambini. Certo, anche a te metto un grosso like perché è un grande abbraccio, perché queste sono veramente sfide della vita, veramente occasioni di crescita e in queste occasioni noi possiamo trovare all'interno di noi delle abilità cognitive, emozionali, un potenziale incredibile che si va a sprigionare proprio grazie a queste sfide della vita. E possiamo diventare un grande modello per i nostri figli, per le persone care, e possiamo veramente affrontare la vita abbracciando la vita proprio a 360 gradi successivamente, affrontando ogni difficoltà della vita. Quindi, Laura, le due Laure, vi abbraccio forte. Grazie della condivisione, sono state molto importanti. E in effetti, sicuramente le condizioni psicologiche positive per sviluppare la resilienza, quindi la percezione del sé degli altri, sicuramente vi avrà aiutato. Il senso di autoefficacia, cioè ce la devo fare, o ce la posso fare, ma anche ce la devo fare per i miei figli, vero Laura? La capacità di autoregolare le emozioni, la capacità di risolvere i problemi, perché bisogna risolvere i problemi ogni giorno, e la competenza sociale, cioè la capacità di relazionarsi con gli altri, come si diceva. Grazie delle vostre condivisioni. Che dire, è un'esperienza abituale quella di pensare che quando ho uno scopo in mente riesco a fare meglio. È vero, cioè un obiettivo ci fa affrontare meglio le sfide, cioè se io sento solo la fatica della sfida non funziona, ma se io invece mi metto un obiettivo, la fatica un po' diciamo, viene affrontata meglio perché mi do un obiettivo importante da raggiungere. Infatti, Paolo Coelho ci dice: il corpo e l'anima abbisognano di nuove sfide. È proprio così. È chiaro che qui si parla di sfide che ci andiamo a scegliere noi, che ci andiamo a cercare noi, sfide positive, faticose ma positive. Non si tratta di lutti o situazioni drammatiche come quelle che Laura ci hanno raccontato. Quindi darci un obiettivo positivo da raggiungere ci fa affrontare le sfide quotidiane meglio e anche le fatiche quotidiane. Yolanda dice: fare il tifo per se stessi, è vero, fare il tifo per se stessi, è vero, proprio così. Ti metto un grosso like perché vuol dire avere fiducia e darsi fiducia continuamente abbracciarsi e accettarsi con tutti i propri limiti tutti i giorni, proprio anche nelle proprie difficoltà. Quindi dicevo, se ci diamo un obiettivo, le sfide si affrontano meglio perché vediamo il raggiungimento di un grande obiettivo, di qualcosa che ci farà stare molto bene. Per esempio nello sport, nel lavoro, tutta la carriera universitaria è, diciamo, una sfida, anche una fatica per raggiungere un obiettivo che però poi ci darà tantissima soddisfazione. Nello sport, no? Alziamo ogni giorno la nostra asticella, però dobbiamo darci uno stress. Per raggiungere quell'obiettivo positivo, fisiologico, si chiama eustress, cioè uno stress buono. Sentiamo la fatica, ma una fatica buona, perché ci diamo un obiettivo che è raggiungibile. Non dico che devo volare, ma dico che posso correre la maratona allenandomi 6 mesi, faccio un esempio. Una sfida deve essere sana ed equilibrata per poterla affrontare rispetto alle proprie capacità. Ognuno di noi si deve valutare rispetto alle proprie abilità e le proprie difficoltà e le proprie, diciamo, debolezze. Per affrontare le sfide, le neuroscienze cosa ci raccontano? Ci raccontano che ci sono dei meccanismi neuronali che ci permettono di affrontare meglio le sfide, che ci permettono proprio di capire che cosa noi dobbiamo fare. E in effetti affrontare le sfide secondo le neuroscienze ha tante attivazioni, ha l'attivazione di tante funzioni cognitive. Pensate, per esempio, che noi abbiamo la necessità di identificare l'obiettivo prima di tutto, quindi identificare l'obiettivo, lo stimolo, quindi l'attenzione. Poi abbiamo la memoria di lavoro, cioè noi dobbiamo lavorare con la buona memoria ogni giorno per raggiungere quell'obiettivo.
E questa è un'altra funzione cognitiva in un'altra area cerebrale. La pianificazione. La pianificazione vuol dire fare tanti passi per raggiungere quell'obiettivo. Il problem solving, sì, ci sono ogni giorno dei problemi da risolvere, quindi devo attivare il problem solving, quindi non solo le aree dell'attenzione, ma anche le aree proprio della pianificazione del problem solving. Poi l'attivazione comportamentale, cioè comportamenti adeguati, comportamenti che siano positivi per il raggiungimento dell'obiettivo. Quindi mantenere la calma, mantenere l'autocontrollo emozionale, come dicevamo, e poi anche la capacità di ragionare, cioè noi dobbiamo essere dei buoni ragionatori mentre raggiungiamo l'obiettivo e affrontiamo le sfide. Non possiamo perdere la capacità logica, giusto? Perché dobbiamo ogni giorno risolvere problemi. Dice Albert Einstein, senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia. E io concordo pienamente. Chiaramente qui si parla di sfide appunto positive, come si diceva. Carissimi, allora la sfida sicuramente è sul lavoro, nello sport, magari è con qualcun altro, no? Contro qualcun altro, la sana competizione. Però possiamo anche non avere voglia di sfidare gli altri, possiamo avere la voglia di sfidare noi stessi. Quindi la sfida può essere dandoci degli obiettivi di vita migliore, no? Quindi la sfida contro noi stessi la possiamo fare tutti i giorni e su questo che volevo un po' cimentarvi oggi. Diciamo che il superamento dei nostri limiti, dei nostri timori, dei nostri imbarazzi, anche delle nostre vergogne, uscire un po' dagli schemi, no? Allora, abbiamo già accennato un pochino quali possono essere. Vediamo situazioni di vita quotidiana, per esempio, come possiamo uscire un po' dalla routine, dagli schemi quotidiani e vincere un po' i nostri imbarazzi, le nostre paure. Pensate che nelle scuole di psicoterapia, quando si fa allenamento pratico, spesso bisogna fare delle cose che non facciamo tanto volentieri, che ci costano fatica, che ci fanno vergognare. Per esempio, andare a parlare ad uno sconosciuto per la strada, avendo un motivo qualsiasi, diciamo, per impezzare tra virgolette uno sconosciuto, quindi per esempio parlare ad una persona sconosciuta oppure scrivere una lettera o un pensiero a una persona cara che ci fa fatica di fare, no? Mi sembra che sia un'altra situazione interessante, ma che sicuramente porterà a dei dati positivi, dei risultati positivi perché questa persona è cara, ci teniamo, quindi daremo tutto il nostro affetto. Oppure si diceva appunto andare al cinema da soli, fare un viaggio da soli, rivalutare magari una delle nostre convinzioni più tenaci, cioè uscire dalle nostre certezze. Io dico sempre che dubbio e certezza ci fanno allenare continuamente, ci aiutano a cavalcare l'onda. Quindi abbandoniamo a volte delle convinzioni anche un po' esagerate, a volte anche un po' degli schemi mentali fissi. Oppure fare un'altra attività che non avete mai fatto, magari chi non ama cucinare quel giorno cucini tutto il giorno per la famiglia, magari, ecco, non so, o inviti addirittura a cena degli amici e quindi devi cimentarti in una cucina anche un po' più sociale, quindi ancora più impegnativa. Magari scrivere una storia, anche una sorta di piccolo racconto in 30 giorni, ogni giorno metto giù una frase o due o tre frasi e scrivo comunque un piccolo racconto. In un mese pubblico questo racconto. È un po' come darsi la sfida del pubblicare un libro, come appunto il libro che ho pubblicato, che anche questa è stata una grande sfida. Quel tesoro del tuo cervello, volume 1, e quel tesoro del tuo cervello, volume 2, che è appena uscito, poi vi racconterò a fine della diretta. Leggere un capitolo al giorno se ci piace leggere, ma diamoci questo obiettivo, quindi manteniamo un po' la sfida, no, della crescita personale. Io mi sono data l'obiettivo di un libro a settimana e dalla pandemia ci sto, diciamo, lavorando. Ovviamente non prendo dei tomi enormi, ma libri di 200-250 pagine, insomma, riesco a leggerli uno alla settimana. Quindi diamoci questi obiettivi. Quali possono essere cose che non fate spesso, che vi fa un po' timore fare e darvele come sfide per poter migliorare la nostra resilienza, la nostra capacità di sfidarci? Oppure cominciare un programma nutrizionale, salutista o di riduzione della massa grassa, potrebbe essere un'altra situazione di sfida. Mi sfido.
oppure fare una camminata di mezz'ora al giorno. Quale potrebbe essere la vostra sfida per il 2022? Avendo un bell'obiettivo di crescita, quindi un obiettivo fisico o cognitivo o emozionale. Dai, mi farebbe veramente piacere condividere con voi prima di passare ai 10 consigli finali, anzi non so quanti sono, mi pare che siano 8 o 9. Quindi mi farebbe veramente piacere, raccontateci quale sfide volete darvi. Intanto vi dico un'altra frase molto bella di Leonard Ravenhill. La domanda non è se sei stato sfidato, la domanda è sei cambiato? È interessante, no, questa domanda? Cioè, non è importante che sfida hai fatto, chi ti ha sfidato, perché non ti arrabbi perché c'è stata questa sfida nella vita, ma che cosa ti è cambiato? Come sei cresciuto? Che cosa ti ha insegnato questa sfida? E questa è la domanda che ci dobbiamo fare. Bene, allora sono già le 19:41 e noi verso le 20 vogliamo terminare perché la diretta classica, questa, dura sempre un'oretta e quindi mi farebbe veramente piacere condividere con voi anche i consigli finali, ma prima di effettuare i consigli finali, volevo sapere se li volete, perché prima cosa me li dovete chiedere, perché se no non ve li trasmetto. I consigli utili finali sono ben 9 questa sera e mentre aspetto la vostra richiesta vi dico che è importante anche per i nuovi collegati, so che ce ne sono sempre tantissimi di nuovi che entrano nella community Mente Giovane, è importante diventare fan attivi della community perché più diventate fan attivi, più potete diciamo, avere ricchi premi, diciamo. Le dirette sono sempre 4 in un mese. Abbiamo una diretta dal vivo, la mia classica storica, che è una volta al mese alle 19 da quest'anno. Poi abbiamo una intervista con io intervisto una persona esempio di mente giovane e la faremo vedere a tutti, quindi ciascuno di voi può diventare un testimonial di mente giovane e sarà intervistato da me. Poi abbiamo, in genere è alle 13:30 questa. Poi abbiamo un'altra diretta al mese, sempre alle 19, è un'intervista che un giornalista mi fa sul mio libro, sugli argomenti di quel tesoro del tuo cervello, eccolo qua per Instagram ed eccolo qui per Facebook, vediamo se si vede, sì. E poi abbiamo una diretta revival di tutte le dirette che abbiamo ormai da lontano 12 aprile del 2018, quindi ogni mercoledì sera c'è la diretta. Nella diretta, diciamo, del mercoledì sera delle 19, la mia classica. Io vi do i consigli già da attuare subito per l'argomento della serata. Però per coloro che sono iscritti al gruppo chiuso Laboratorio Mente Giovane è possibile poi ricevere degli esercizi ancora più specifici, 5 esercizi per 5 giorni fino alla prossima diretta. E quindi iscrivetevi al gruppo chiuso Laboratorio Mente Giovane. Per iscrivervi lo vedete nel titolo della diretta, il link per potervi iscrivere. Quindi fatelo se non siete ancora iscritti. So che ogni sera del mercoledì ci sono tante persone che ci chiedono di iscriverci dopo la mia diretta. E poi più mettete like, più invitate amici, più potete condividere con gli altri la vostra esperienza, più fate esercizi e le condividete nel laboratorio Mente Giovane, nel gruppo chiuso, più appunto diventate fan attivi e potete tranquillamente avere tanti vantaggi, come ricevere il libro in omaggio. Pensate che il secondo volume del libro, eccolo qua, lo faccio vedere per la prima volta in diretta quest'anno, perché è appena uscito all'inizio dell'anno. Questo libro c'è a Padova, in Brain Care, nel nostro centro clinico, è appena stato distribuito nelle librerie. Dovete però ordinarlo nelle librerie oppure tra pochissimo uscirà anche l'ebook. Io penso che il libro con la dedica di Anna Cantagallo che arriva da Padova sia la cosa migliore, quindi lo potete vincere, pensate. Oppure se l'avete già lo potete regalare. Questo è il secondo volume che continua il primo volume. Quindi se ci sono 8 capitoli nel primo volume, qui abbiamo gli altri 8 capitoli che partono dal nono. Pensate che gli argomenti di questo libro sono: come decido in modo straordinario, come previsiono il mio futuro, le mie intelligenze, le mie emozioni, penso positivo, il mio corpo, come creo la mia spiritualità. Quindi
Quindi abbiamo veramente tantissimi argomenti. Quindi bene, siete nell'occasione giusta per poterlo ricevere in omaggio se diventate fan attivi. Un'altra cosa molto importante, solo per voi che siete collegati alla diretta, è possibile avere uno sconto del 50% sul corso Memoria senza età. Io vi metto qui adesso il link per questo corso, perché è un corso eccezionale che potete fare in FAD, quindi formazione a distanza. Eccolo qui, ve lo sto mettendo adesso. E solo per voi che guardate la diretta, anche se la guardate in differita non c'è problema, però mi dite: ah, ho guardato la diretta del giorno X, per voi potete ricevere il corso al 50%. Sono 7 lezioni su come mantenere la memoria senza età, quindi sempre giovane, e tanti esercizi non solo di memoria ma anche di attenzione. Sarò io che tengo questo corso. Bene, allora, sì, consigli sempre graditi. Valeria, Noemi, vorrei tantissimo smettere di fumare. Questa è una grande sfida. Ottimo, Noemi. Questa è una grande sfida, bisogna lavorarci. Bella sfida. È un argomento che spesso mi chiedono i pazienti, come impegnarci appunto in sfide di questo tipo, smettere di fumare oppure perdere peso. Sono le grandi, diciamo, richieste che ci fanno. Se vuoi che ne parliamo, Noemi, molto volentieri. Allora, siamo pronti per i consigli della serata. Pronti con carta e penna? Sono 9, attenzione. Allora, primo consiglio della serata. Siete pronti? Via. Eccoci qua. Aprirsi verso una rete di sostegno, quindi chiedere aiuto, avere buone relazioni e imparare dagli altri, chiedendo aiuto, ma non soltanto chiedendo aiuto, anche dando aiuto. Più reti di sostegno abbiamo, amici, familiari, conoscenti, colleghi, più riusciamo ad aiutare gli altri e più gli altri ci aiuteranno nel caso di bisogno. Molto spesso condividere con altre persone la sfida che stiamo affrontando ci permette di vedere, innanzitutto che non siamo soli. Secondariamente, capire che un'altra persona ha affrontato quella stessa sfida in una modalità magari diversa, che ci può dare anche dei consigli, ci può dare anche dei suggerimenti. Quindi vedere un altro punto di vista, questo è molto importante. Rete di supporto sociale e amicale per condividere, per aiutare e per essere aiutati. Quindi primo punto. Poi mantenere, un grande consiglio è mantenere una percezione positiva del sé. Cioè mantenere fiducia in sé, mantenere il senso di autoefficacia. Questo è un altro grande aspetto importante. Fidati di te, abbi fiducia in te, datti intanto degli obiettivi raggiungibili e percepisci la gratitudine dell'averli raggiunti. Ok? Quindi non fare obiettivi troppo grandi, ma datti degli obiettivi che puoi raggiungere e raggiungerli ogni giorno. La costanza fa meglio piuttosto che l'obiettivo grande, irraggiungibile e lontano nel tempo. Quindi il secondo punto è una percezione positiva di sé. Terzo punto è guardare la situazione in prospettiva, cioè fai un'analisi oggettiva del problema e pensa che questa è solo una parte della tua vita, solo una piccola parte della tua vita. Per esempio, questo capita tantissimo quando finisci un lavoro, finisci una storia d'amore, in quel momento la sofferenza è così tanta e non vediamo altro. Ma se noi ci mettessimo nel pensare a noi, ma prova a pensare a te, Anna, tra un anno, che cosa dirai del tuo dolore tra un anno dopo la fine di questa storia d'amore? Sicuramente ci riderai o ci sorriderai, ti guarderai con affetto, ma sicuramente non patirai così tanto dolore. Quindi anche questo, guardare la situazione in prospettiva e avere una prospettiva quindi più ampia. Terzo punto. Il quarto punto è sviluppare un piano d'azione, cioè di fronte a un problema sviluppiamo delle strategie. Che cosa posso fare? Per esempio, nel caso in cui mi sento sola perché magari c'è stata una situazione di lutto, di abbandono, magari cercare una compagnia sana, una compagnia delle persone che mi vogliono bene. Quindi questa potrebbe essere una soluzione, oppure una soluzione potrebbe essere dedicare più tempo al lavoro, può essere anche distraente per una piccola parte della mia vita e poi però devo ritornare a una quantità di lavoro sana. Quindi sviluppare un piano d'azione, comunque sviluppare un piano d'azione, che cosa posso fare io per stare meglio? Quinto punto, accettare di non avere il controllo su tutto è impossibile, non siamo Dio, ok? Quindi non possiamo decidere tutto della nostra vita, molte cose le decide qualcun altro e le decidono anche gli altri, cioè anche gli altri prendono le loro decisioni più o meno
diciamo, accettabili per noi. Sei, non reprimere i sentimenti negativi, se hai dolore, se hai tristezza, piangi o accetta, stai di fronte al dolore. Più stai di fronte al dolore, più stai di fronte all'esperienza negativa, più questa poi la saprai affrontare. Quindi non reprimere i sentimenti negativi, ma lasciali uscire, affronta, starci di fronte, basta starci di fronte. Parla con gli altri dei tuoi sentimenti negativi, quindi condividi con gli altri, perché la pena condivisa è una pena dimezzata, lo sappiamo, quindi ovviamente ci vuole qualcuno che o un grande amico, una grande amica o una persona anche esperta, per esempio uno psicologo, un coach, o qualcuno che ti sappia aiutare nell'affrontare questo grande dolore. Quindi parlare, condividere il tuo dolore, il tuo stato d'animo, settimo punto. Perché, per esempio, un lutto che dopo un anno ancora non è stato superato non è un lutto fisiologico. Un lutto almeno ha 6 mesi di grande dolore, mettiamo dai 6 ai 12 mesi, ma dopo un anno un lutto che ancora ci fa stare male, ci rende difficile il sonno, l'integrazione sociale, lavorativa, è un lutto patologico, quindi va affrontato. Ottavo punto, questo a me piace molto. Attivare tutte le nostre risorse, sì, però non sentire solo gli obblighi. Cioè, per esempio, le persone dicono: vabbè, siccome devo affrontare questa sfida ho poco tempo, allora non vado più in palestra, non vado più al cinema, mi tolgo tutti i piaceri e devo solo lavorare, lavorare, lavorare. No, attiviamo le risorse, ma riduciamo anche gli obblighi. Non ci sono obblighi, dobbiamo concentrarci non solo sui doveri, ma anche sui piaceri. Quindi il nostro senso del dovere a volte ci fa togliere le cose piacevoli se abbiamo una grande sfida e poi andiamo in burnout, ci bruciamo. Questo è l'ottavo punto. Il nono punto, ricordati che sei diventato più forte o che stai diventando più forte, quindi accetta questo momento di crisi, questo momento di difficoltà, questo momento di solitudine come una palestra per la resilienza che ti sarà utile per tutta la vita. Quindi 9 consigli questa sera per tutti voi. Spero che li abbiate scritti tutti. Se non li avete scritti tutti, magari cerco di ridirveli molto rapidamente. E mi dite anche quello che vi è piaciuto di più. Ve li rileggo rapidamente, ok? Allora, il primo consiglio è avere una rete di sostegno. Il secondo è avere una percezione positiva del sé. Il quarto, guardare al problema in prospettiva. Il quinto, sviluppare un piano d'azione, quindi darmi da fare. Il quarto, sì. Il quinto è accettare di non avere il controllo assoluto di ogni cosa. Il sesto, non reprimere i sentimenti negativi, accetta anche le emozioni negative. Il settimo, parlare del vostro stato d'animo con altri, condividere il vostro dolore. L'ottavo, attivare le risorse, non sentire solo gli obblighi, ma anche darvi dei piaceri. E il nono, ricordati che stai crescendo, che stai diventando più forte. Questa è una grande opportunità di crescita. Qual è che più vi è piaciuto di questi consigli? Io un po' ve l'ho detto. Allora, quello che mi piace di più a me è l'ottavo, perché in genere io sono una persona molto dedita al dovere, quindi prima il dovere e poi il piacere. Quindi talvolta quando non c'è il tempo per il piacere, perché i doveri si sono raddoppiati, tolgo il piacere, tendo a fare ciò, oppure faccio che vado a letto tardissimo perché il piacere me lo relego all'ultima parte della giornata. Però talvolta basta, il dovere tiriamocelo via un po', se siamo troppo perfezionisti, troppo presi dal senso del dovere. Questo ottavo punto mi piace molto. Come mi piace molto anche la rete di sostegno. A volte siamo un po' abituati a stare un po' in solitudine, a risolvere i nostri problemi, a risolvere le nostre sfide, ad accettare, ad affrontare le nostre sfide e non ci appoggiamo sugli altri. Ecco, questi sono quelli che io ho gradito di più e che vorrei applicare di più per quest'anno. Condividete anche voi quali sono quelli che più vi sono piaciuti, quelli che vi sono un pochino più difficili magari e che magari non avete ancora attuato. Quindi mi farebbe veramente piacere. Allora, Yolanda ci dice: imparare a programmare le mie attività. Eh sì, bisogna imparare a programmarsele e non mettersi tutto insieme contemporaneamente. Esatto. Gli altri, se c'è qualcuno che vuole condividere qual è, diciamo, il consiglio che più ha gradito oppure che farebbe più fatica a fare, quello che non ha mai attuato, mi farebbe veramente piacere.
E vi dico che le dirette, quindi ogni settimana ci sono, quindi state collegati. Il mercoledì c'è sempre una diretta, avete comunque tutti i post su Facebook che vi avvisano. Inoltre, la nostra organizzazione, il nostro team dedicato alle dirette di Mente Giovane, ha anche pensato di mettere un post con un numero di WhatsApp dove noi vi invitiamo a scrivere il vostro numero in privato in modo tale che poi noi vi possiamo avvisare anche con un messaggino direttamente sul cellulare. Quanto più comodo è ricevere un messaggino di reminder della diretta. Oh, eccoci qua. Allora, Denise, 5, 6, 8, 9, ma quanti che sono? Allora, aspetta che il 5 è. 5, non avere il controllo assoluto di ogni cosa. Hai ragione, Denise. A volte veramente ci pensiamo che possiamo controllare tutto. Poi il 6, non reprimere i sentimenti negativi, infatti, esatto, bravissima, affrontare il dolore e accettarlo. L'8, appunto, ridurre gli obblighi, quello che anch'io devo fare. E il 9, ricordati che sei diventato più forte. Anche il 9 è molto bello, è un consiglio che ci permette di dire, dai, fai tanta fatica, ma sai quanto sarai forte con i muscoli forti delle braccia, della schiena e del cuore soprattutto. Yolanda, il 3 è qualcosa di nuovo, una vera e propria sfida. Guardare la situazione in prospettiva. Sì, esatto. Cioè, se il dolore adesso è tanto forte, se io mi vedo tra un anno, tra 2 anni, tra 3 anni, sappiamo già che sarà diverso. E quindi mettermi già in quella posizione in cui mi guardo indietro e dico, Anna, ma tu nel 2020, nel 2022 soffrivi così tanto, adesso magari nel 2023. E guardarmi con occhi più, diciamo, affettuosi, leggeri, e già il dolore si affievolisce perché saprò, so che sarà diverso tra un anno. Valeria, l'8, grazie, mi hai condiviso anche tu, ti metto un grosso like. Aspetta che cerco di mettere like a tutti, quanti siete? Benissimo, ecco sì. L'8 quindi è quello di appunto ridurre gli obblighi. E Laura, sì, ricordati che stai diventando più forte. Bene, carissimi e carissime, è stata una diretta veramente sfidante. Vi ho sfidato, vi ho messo un po' alla prova nel cercare di darci nuove sfide per quest'anno. Per qualsiasi aiuto noi ci siamo, di incoraggiamento, di coach, di colloqui e quant'altro, per cui datevi le sfide, poi come arrivarci, vi assicuro, troveremo il modo. Quindi non c'è problema su questo. Io vi saluto, vi abbraccio con un'altra frase molto bella che porrò sempre nel testo della diretta di Amelia Earhart, che è questa. Le donne, come gli uomini, dovrebbero cercare di fare l'impossibile. E se dovessero fallire, succede, il loro fallimento dovrebbe essere una sfida per gli altri. Quindi può essere una sfida per noi riprovarci come può essere una sfida per gli altri. Quindi a tutti voi una grande serata e soprattutto nuove sfide per questo favoloso 2022. Mi raccomando, diamoci delle sfide raggiungibili, ma che ci fanno sentire utili a noi stessi e agli altri. Buone sfide e buona vita. Un abbraccio a tutti. Ciao, alla prossima.